Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi, anziché vedere il mio viso, vedete questi ingredienti perché voglio andare a preparare i fagottini di mela e cannella e sono veramente semplicissimi. Serve della pasta sfoglia, una mela e semplicemente della cannella. La pasta sfoglia in questo caso la utilizzo già pronta per farvi vedere quanto può essere veloce questo dolcetto, diciamo così. Però se volete, ovviamente potete realizzarla in casa. Io di solito la realizzo in casa, però adesso volevo dare proprio l'idea della velocità. Quindi andiamo subito a vedere come si preparano. Adesso che abbiamo la pasta sfoglia qua davanti, dobbiamo realizzare dei dolcetti che siano a forma di triangolo, quindi dobbiamo andare a tagliare dei quadrati. Quindi con questa rotellina io vado a formare proprio dei quadrati. Ovviamente, essendo un foglio rotondo, non saranno quadrati perfetti, però insomma, cerchiamo di non formalizzarci troppo e di fare del nostro meglio. Quindi la taglio in questo modo, la divido in questo modo. Lascio per il momento da parte gli angoli, perché poi vedo magari come realizzarli al meglio, e per il momento mi concentro su questi che sono comunque quadrati. La prima cosa che devo fare è andare a fare dei tagli nella parte che rimane sopra, quindi per evitare di sbagliarmi vado subito a chiudere a triangolo in questo modo, soltanto appoggiando leggermente per prendere la misura. La metà più o meno rimane qui e quindi io vado a fare tre tagli in questo modo, in modo che questi poi rimangano nella parte superiore. Faccio così. E la stessa cosa la vado a fare anche sugli altri quadrati. Adesso che ho fatto i tagli, devo semplicemente farcire. Quindi vado a mettere la mia mela grattugiata, ovviamente la vado a mettere nella parte del quadrato che non ha i tagli. Faccio così su tutti i quadrati. Una volta che avete distribuito tutta la mela, dovete chiudere il fagottino. Andate a chiudere in questo modo, ovviamente facendo attenzione che non fuoriesca la mela. Quindi cercate di chiudere bene i bordi in questo modo e la stessa cosa dall'altra parte. Ovviamente essendo molto liquida dovete fare un pochino di attenzione e chiudere molto bene. E una volta che avrete il triangolo lo andate a chiudere come se fosse un tortellino, quindi andate a prendere i due angoli in fondo e lo chiudete così. E questo è il fagottino finale. In questo caso è un pochino più complicato perché non hanno una forma quadrata, quindi devo cercare di chiuderli nel miglior modo possibile senza far fuoriuscire la mela. Quindi magari faccio in questo modo. Ecco, mi rimane in questo modo qua un triangolo. Io poi vado a chiudere gli angoli così. Non è proprio perfetto, però insomma sono gli angoli, quindi non si possono fare miracoli. Adesso ho chiuso tutti i fagottini, vedete la forma rimane così e vado a spolverare di cannella. Questo è un passaggio che potete anche evitare di fare qualora la cannella non vi piacesse, oppure potete sostituire con altre cose, zucchero a velo, non so, quello che preferite. Io invece adoro la cannella, quindi vado a metterla sopra. Ovviamente la quantità di cannella utilizzata varia in base ai vostri gusti. Io ho abbondato un po' di più perché, come vi dicevo, la adoro. Adesso dovete cuocere in forno per circa 10 minuti, un quarto d'ora. Comunque fate attenzione che non si bruci. Io utilizzo il forno statico, quindi alla massima temperatura per circa 10 minuti, un quarto d'ora. Questi sono i fagottini di mela appena sfornati. Ovviamente li vedete un pochino scuri sopra perché ci ho messo più cannella, ma come vi dicevo, a me piace moltissimo. Adesso li vado a trasferire in un piatto così si presenteranno anche meglio. Ho messo i fagottini di mela in questo piatto rotondo, così ho creato qualcosa di un pochino più carino dal punto di vista estetico. Comunque vi assicuro che il profumo è buonissimo. Adesso non vi resta che provare anche voi a prepararli, assaggiarli, farmi sapere come sono venuti. Io intanto vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e io vi mando un bacio enorme. Buon appetito!